Con il tempo di 1:12:07 è stato Pasquale Rutigliano ad aggiudicarsi la vittoria nella Pietro Mennea Half Marathon, una vera e propria festa dello sport nel segno della Freccia del Sud. Sono stati infatti oltre 3.000 partecipanti che hanno sfidato il freddo e il gelo prendendo parte alla seconda edizione della mezza maratona, gara podistica organizzata nella città della disfida dall'Associazione Sportiva e Dilettantistica Barletta Sportiva. Alla fine della corsa a tagliare il traguardo è stato Pasquale Rutigliano, alle sue spalle Alberico Di Cecco, con 1:13:40. Sul terzo gradino del podio Emanuele Coroneo, che ha percorso il tragitto con il tempo di 1:14:45. Tutti i corridori hanno indossato una maglia con su scritto «La fatica non è mai sprecata, soffri ma sogni», riproduzione di quella indossata da Pietro Mennea il 28 luglio del 1980, quando alle Olimpiadi di Mosca vinse la medaglia d'oro nei 200 metri. La maratona, un momento importante per rendere omaggio al ricordo del velocista barlettano. Una festa dello sport, tra l'altro in nome di Pietro Mennea, che tanto ha dato allo sport nazionale e internazionale e tanto ha dato anche alla sua città, quindi in qualche modo è un riconoscimento che noi dobbiamo al nostro atleta e che lo sport deve al nostro atleta, che poi venga fatto qui in questo luogo così suggestivo, con tanto richiamo per la storia di questa città, il patrimonio di questa città, la cultura di questa città, è importante che una manifestazione di questo genere si sia affermato sul campo nazionale e che possa crescere ancora di più insieme alla città.